1,5 milioni di euro, a tanto ammonta il patrimonio immobiliare e immobiliare posto sotto sequestro a seguito di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un imprenditore nocerino ex assessore alla fine degli anni Ottanta. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo aventi ad oggetto attività e beni mobili ed immobili nei confronti dell'imprenditore nocerino, già in passato assessore alla pubblica istruzione e ai servizi tecnologici negli anni 90-91 presso il comune nocerino. Era stato già la direzione distrettuale antimafia di Salerno a far emergere la sua figura ed il suo ruolo attivo nell'ambito delle indagini sulle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione di Piazza della Libertà a Salerno, opera pubblica eseguita da una società di costruzioni i cui amministratori erano risultati a lui strettamente legati i rapporti di consolidata relazione politico-imprenditoriale. E fu per questo che, in ragione di tali rapporti, la Prefettura di Salerno adottò nei confronti dell'impresa affidataria dei lavori pubblici un provvedimento interdittivo antimafia, in forza del quale veniva revocato l'affidamento degli stessi interventi. L'imprenditore nocerino del settore del calcestruzzo, definitivamente condannato per estorsione continuata aggravata da finalità mafiose, nonché in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore per associazione mafiosa, reato poi dichiarato estinto per prescrizione, era figlio di uno storico esponente della camorra dell'agro nocerino sarnese, deceduto poi nel 94, noto come O Flaviano. Egli stesso per questo era stato raggiunto nella seconda metà degli anni Ottanta da un provvedimento di sequestro di beni ai sensi della legge antimafia. Si era nel tempo fattivamente adoperato però per liberarsi formalmente delle sue proprietà, intestandole a vari prestanome al fine di sottrarsi all'esecuzione di misure di prevenzione antimafia giustificate dalla sua pregressa appartenenza camorristica, condotte integranti il reato previsto dall'articolo 512 bis del codice penale, ovvero trasferimento fraudolento di valori. Tra i prestanomi anche persone che a lui si rivolgevano in cerca di lavoro, talvolta persino ignare di diventare invece amministratori di società o di sostegno economico in relazione ad attività in difficoltà, nella reale titolarità delle quali l'imprenditore finiva all'esito per subentrare. La successiva attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, coordinata dalla DDA prima e dalla Procura della Repubblica Nocerina poi, ha dimostrato come fosse sistematico per l'imprenditore indagato non figurare nella gestione di aziende e beni di fatto da lui amministrati e soprattutto come fosse sua consuetudine quella di reclutare prestanomi. Significativo tra gli altri l'escamotage finalizzato ad ostacolare l'esecuzione di una misura cautelare reale della sua fittizia separazione dalla moglie, che già a partire dagli anni 90 aveva iniziato ad acquisire la titolarità di quote societarie di immobili di valore, sebbene lo stipendio di insegnante non le consentisse di accumulare la liquidità necessaria per simili investimenti, separazione chiesta ed ottenuta solo pochi mesi prima della conferma della condanna in primo grado pronunciata dalla Corte d'Appello con riguardo proprio alla contestazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, si legge nella nota della finanza, laddove in realtà i due coniugi erano all'epoca e sono tuttora sposati, tanto da aver festeggiato insieme, si legge ancora nella nota, l'importante traguardo dei 25 anni di matrimonio. Il sequestro preventivo di oggi, in seguito all'accertamento della sproporzione tra il patrimonio di fatto disponibile e la posizione reddituale, ha riguardato nello specifico i conti correnti dell'indagato e della moglie, veicoli, terreni agricoli e la proprietà di 5 società con sedi in Campania e in Toscana, operanti nel settore agroalimentare e in quello delle costruzioni residenziali, per un ammontare complessivo appunto di circa 1,5 milioni di euro. Oltre all'imprenditore e alla moglie sono indagate altre 9 persone in qualità di intestatari fittizie del patrimonio accumulato. L'operazione di servizio coordinata dalla Procuratore della Repubblica Antonio Centore testimonia l'importante ruolo ricoperto dalla Guardia di Finanza nell'espletamento di investigazioni basate su indagini patrimoniali finalizzate alla ricostruzione di flussi economici correlabili ad attività illecite e anche pregresse di particolare allarme sociale, attività sulle quali la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha da tempo deciso di concentrare la massima attenzione.